Ciao ragazze, ciao ragazzi. Allora, oggi voglio fare questo video riflessione perché parlare con voi su e dirvi magari alcune cose che forse non vi aspettereste o che comunque non sapete, perché magari sono argomenti di cui noi youtuber, noi influencer, come volete chiamarci, parliamo poco. E sto parlando ovviamente di chi raggiunge un non so come dirlo, un certo numero di persone. Di solito appunto si parla di numeri molto molto alti, quindi ovviamente non voglio dire che questo succeda a tutti quelli che si espongono su internet, ma succede praticamente a tutti quelli che hanno canali molto seguiti, quindi fanno centinaia di migliaia, milioni di click, visualizzazioni, eccetera, come può essere il mio canale, i miei canali, ma come anche tantissimi altri canali che magari hanno ancora più volume di visite. Perché stavo pensando a un fatto, amici che magari fanno gli insegnanti, quindi stanno molto a contatto con i bambini, i ragazzi nelle scuole, altri che fanno gli educatori, eccetera, mi dicono tutti la stessa cosa, cioè i bambini, i ragazzi di oggi, quando viene chiesto loro che cosa vogliono fare da grandi, c'è una bella fetta, c'è una bella maggioranza che risponde: lo youtuber. L'influencer, il blogger, lo youtuber comunque, non so come sia possibile, perché sinceramente quando ho iniziato io, numero uno, mi sa che ve l'avevo menzionato forse questa cosa, ma oggi stavo facendo questo ragionamento un pochino diverso, perché quando ho iniziato io non poteva nemmeno essere considerato un lavoro perché ancora non lo era. Quindi, cioè, e quando dicevi alla gente che fai lo youtuber, ti guardavano tipo: si mangia, si beve, cos'è sta cosa? Cos'è che fai? No, ma faccio video, ma che genere di video? Cioè, ma tipo, no, ma vabbè, video normali, ma tipo, perché su internet? Cioè, quindi c'era questa roba strana, no? Quando ho iniziato io nel 2009, che ti vergognavi un po' a dirlo. Adesso è la moda del momento. E io penso che è. Voglio fare un disclaimer enorme in questo video, vi prego di tenere a mente queste mie parole per tutto il video. Non faccio questo video perché voglio lamentarmi dicendo che fare la youtuber sia una cosa brutta, ok? Voglio semplicemente far notare che comunque si tratta di un lavoro che comunque ha i suoi pro e i contro, e i suoi contro, e che magari non può essere una cosa proprio proprio per tutti, solo per un determinato genere di cosa, perché magari sono delle cose che io non mi aspettavo inizialmente, che magari mi hanno fatto stare male, quindi è giusto secondo me che se ne parli. Non per questo sono qui, per lamentarmi dicendo buh, fare la YouTuber buh, è la cosa più difficile al mondo. Assolutamente no, non è assolutamente la cosa più difficile al mondo. Io sono grata quotidianamente per il lavoro che ho, perché lo amo, perché mi ha dato la possibilità di veramente di realizzare tanti di quei sogni che non avrei mai pensato, cioè non potevo neanche osare di sognare così in grande. E quindi YouTube e chi mi segue in realtà mi ha dato tutto, e io amo quello che faccio e ho trasformato la mia passione in un lavoro e sono la ragazza più felice del mondo, viaggio, vedo il mondo, quindi è veramente, ovviamente, per me il lavoro perfetto. Però c'è anche da dire che magari determinati aspetti di questo lavoro, se vogliamo più chiamarlo così, perché in realtà è una passione, certo che per alcuni poi diventa un lavoro, anch'io sono fortunata che per me è così, non per tutti, prima di tutto è una passione e tu inizi così. Forse adesso c'è un po' quest'idea di voglio iniziare, voglio fare lo youtuber per diventare famoso, per avere tanti soldi, per ricevere le robe gratis. Quando ho iniziato io era più una cosa di: mi metto in gioco, probabilmente mi rideranno dietro in 10, ma più di 20 persone il video lo vedranno, quindi chi se ne frega. Questo era un po' il mindset di chi iniziava all'epoca, quando ho iniziato io, ma in realtà è il mindset anche di chi inizia adesso e lo fa per passione. Però molti penso siano più guidati dalla voglia di diventare famosi, dalla smania di essere riconosciuti, dalla voglia di essere contattati dalle aziende per ricevere roba gratis e per fare i soldi, perché si pensa che, insomma, no, questa sia veramente il top della vita, essere ricchi e famosi. Allora, non voglio dire di essere ricca e famosa, punto uno, perché io lo ripeto molto spesso, io non sono Julia Roberts, non sono Jennifer Lopez, non sono Rihanna, ok? Quindi, cioè, non sono Beyoncé, ok? E ho sempre peli di gatto Denver immancabili sulle labbra, sul rossetto. Comunque, questo voglio che lo teniate a mente, ok? Tutto questo lunghissimo disclaimer, ok? Però voglio farvi capire che ci sono anche delle cose, se non ho magari il rossetto ovunque, voglio farvi capire che ci sono anche delle cose che magari
non vengono proprio dette, che magari non si capiscono tanto di questo mondo e che però ci sono. E se qualcuno, e non voglio che i bambini, i ragazzi di oggi vogliono fare gli youtuber perché pensano che si diventi ricchi, famosi, sia tutto facile, non si faccia niente dalla mattina alla sera, perché non è così. E ripeto, non mi sto lamentando, voglio semplicemente raccontare e dire che comunque non esiste una scorciatoia per diventare ricchi, famosi, non fare niente, ok? Seppure è un tipo di lavoro che è bellissimo e che non è pesante, ma c'è comunque molto molto lavoro dietro ad un video. Potete immaginare un film, ok, che dura 2 ore, un film di 1 ora e mezza, ok? Ci hanno messo magari dei mesi per filmarlo e altrettanti mesi per fare il montaggio di quel film. Voi in 1 ora e mezza dite, ah, in 1 ora e mezza di film, no, in realtà magari ci è voluto 1 anno di lavoro, ok? Un video su YouTube è più o meno la stessa cosa, ovviamente in scala minore, però magari tu impieghi 6 ore a filmare quel video e impieghi 4 ore a montarlo, oppure impieghi 4 ore a filmarlo, 6 ore a montarlo, ok? Quindi c'è comunque una mole di lavoro dietro a qualcosa che tu crei, anche solo per una foto su Instagram. Fare una foto su Instagram, e anche qui non mi sto lamentando, ma voglio solo dire come stanno le cose, perché credo che non si sappia. Cioè io sento dire, ah, fai un video di 10 minuti, ah, fai una foto, cosa vuoi che sia? No, dietro una foto ci sono 1 ora e mezza, 2 ore di lavoro, sia per lo scatto, per l'idea, per lo scatto, per la post-produzione. È un po'... E voglio che si sappia questa cosa, perché secondo me è quello che mi dicono i miei amici, che appunto sono insegnanti, educatori nelle scuole, mi dicono sì, perché si pensa che sia facile, non si faccia niente, ma non è così. Vi serve comunque una bella, una buona base di, beh, uno, dovete sapere usare il programma di montaggio, oppure fare un bel po' di pratica per saperlo usare. Numero 2, vi serve un equipaggiamento che abbia una certa qualità, ok? Ma insomma, al di là di questo, per non parlarvi di videocamere, di cavalletti, di luci, eccetera, eccetera, di microfoni, eccetera, eccetera. Io ho 2 tipi di videocamera, 2 tipi di microfono, 3 luci, e non è neanche tanto. E chi ha provato a fare video, chi ha provato a scattare foto, ad avere un bel feed su Instagram, lo sa. C'è dietro un bel po' di tempo per ogni contenuto che viene caricato, quindi non è che tu decidi, vuoi fare lo youtuber, non vuoi fare niente, diventi ricco e famoso, non è così. Che poi, se la tua motivazione è quella, non farai mai 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 strada sui social, perché la gente che ti vede capisce se tu lo fai perché ti piace, perché ti diverti, perché vuoi loro bene, o se lo fai semplicemente perché tu vuoi raggiungere un tuo obiettivo che è più legato alle questioni, come dire, cioè questioni di soldi o di notorietà, che anche lì, io lo ripeto, non sono Beyoncé, non sono Rihanna, non sono Jennifer Lopez, ok, per farvi capire, però non è che essere famosi, conosciuti, sia sempre una bellissima cosa, vi devo dire la verità. E anche qui molti youtuber saranno d'accordo, io ovviamente, chi conosco del mio ambiente che lo fa per lavoro, sono tutti praticamente d'accordo. Sappiate che non è sempre bellissimo essere conosciuti, eh? A me capita in certe situazioni di voler essere una persona X perché magari mi sono spaventata per qualcosa, cioè non tutti, e tra cui mi ci metto anch'io, ma gli youtuber non vi dicono che, e non so perché non lo facciamo, ma perché forse perché apprezziamo comunque tanto quello che abbiamo e ci almeno per quanto mi riguarda, devo sempre parlare solo per me, ma perché mi concentro molto sulle cose positive, che sono tantissime in quello che faccio, perché, ripeto, per me è la cosa più bella al mondo fare la youtuber. Io amo quando mi fermano per la strada, io voglio bene a chi mi segue, io ho un rapporto meraviglioso con la mia family. C'è da dire però che non tutti sono buoni, non tutti quelli che ti riconoscono sono simpatici, sono gentili. Ci sono situazioni in cui io non sono tanto contenta delle attenzioni che ricevo per la strada o nei posti pubblici. È per questo che molti youtuber tendono a chiudersi un po' in casa, a volte anche a soffrire un po' di crisi di ansia, eccetera eccetera, soprattutto quelli che hanno molti più follower, ok? Magari sto parlando di milioni e milioni, perché tendi un po' a sentirti un pochino troppo, so come dire, per dire. A me capita spesso e volentieri, e mi è capitato oggi, che mi suonino il campanello alle 11:30 di sera. Questa sera, per esempio, io sono rientrata, qualcuno deve avermi vista e riconosciuta, e dopo 10 minuti
il mio campanello alle 11 e un quarto di sera suonava all'impazzata 5-6 volte. Non è la prima, non è la seconda, non è la decima volta che mi succede. C'era un periodo in cui mi succedeva costantemente, quasi ogni sera, che alle 11 passate mi suonassero al citofono, ovviamente per poi scappare. Io sono arrivata al punto di doverlo staccare in determinati momenti, perché altrimenti purtroppo mi succede, mi capita, questo l'avevo menzionato, mi capita spesso che mi vengano fatte foto o video di nascosto da persone che sghignazzano e che potrebbero semplicemente venire a salutarmi, e vi assicuro che non è per timidezza ma è per cattiveria, e che magari fanno foto di chi è con me ed è una cosa che non mi va bene, io devo scusarmi con la persona che sta accanto a me perché mi sento in colpa, perché io porto queste cose nella loro vita, non so se mi capite. Mi è capitato anche di essere riconosciuta e di essere trattata molto male per questo, vi dico la verità. Nei momenti più, come dire, inaspettati, cioè il check-in, quando fai il check-in prima di imbarcarti su un volo, mi è capitato, senza contare che questo non l'ho neanche menzionato, senza contare che quasi tutte o tutte le youtuber, quasi tutte le youtuber che io conosco hanno alle loro spalle una querela, una denuncia, perché prima o poi ti ritrovi a dover andare dalla polizia a dire sì, ho uno stalker, sì, hanno rubato le mie foto, le hanno messe su un sito, eccetera, eccetera, sì, questa persona sta cercando di rovinarmi la vita su internet. Purtroppo quasi tutte, anch'io, ho dovuto querelare delle persone perché non mi lasciavano in pace. Senza menzionare persone che non so come trovano il mio numero, il mio indirizzo di casa e vengono a fare questo genere di scherzetto, si appostano davanti casa oppure mi chiamano sul cellulare, che ripeto non so come possano aver avuto il mio numero, ma immagino che qualcuno di poco professionale che l'ha ottenuto per lavoro, non lo so perché io il mio numero non lo do mai, comunque mi chiamano, mi aggiungono su WhatsApp, mi fanno le videochiamate e molto spesso non è gente carina, gente simpatica. Mi scrivono a mezzanotte, io non ho idea di chi sia, e appunto non è sempre. Mi sono trovata vittima di scherzi di cattivo gusto, e quindi questo voglio dire, ripeto, non voglio lamentarmi, ma è semplicemente per far capire a quei ragazzi giovani che dicono voglio fare lo youtuber, che non è sempre così bello e che comunque devi esserci, non voglio dire tagliato, ma devi avere fegato, devi avere pelo sullo stomaco, perché se non ce l'hai, sta cosa ti distrugge. Inizialmente, io mi ricordo, sono quasi scivolata in una depressione, non riuscivo a capacitarmi di come così tante offese e cattiverie potessero apparire sui miei canali, perché queste persone io non le conoscevo, non riuscivo a capire, non riuscivo a capacitarmi. Ancora oggi faccio difficoltà, devo lavorare su questa cosa, ma inizialmente io, vabbè, adesso non ci penso, cioè leggo, ci penso, ci rimango male, magari 5 minuti poi basta, ma io anni fa mi ricordo che passavo tutte le giornate fuori casa con questo magone di delle cose orribili che mi scrivevano su internet. Non è semplice, quindi tenete in calcolo questo, c'è anche un downside quando sei conosciuto, non è sempre tutto positivissimo, Numero uno. Numero due, fare lo youtuber, l'influencer, non significa non lavorare, significa avere un lavoro meraviglioso se è la tua passione, se come me è la tua passione e ti piace, sinceramente continui a farlo, perché altrimenti crolli. Sempre su questa linea, un'altra cosa che non ti manca mai se sei un influencer o quantomeno una ragazza influencer, sono le avance, per chiamarle avance, sono i messaggi sessualmente molto pesanti che ti arrivano quasi sempre in privato, con insulti o con appunto avance di tutti i tipi che non sono sicuramente dei complimenti. Poi ripeto, forse un po' più per le ragazze, ma insomma non è manco questo è detto, insomma non mi stupisco. Scusatemi, si era spenta la batteria della videocamera, sto usando quella dei vlog per filmare il resto di questo video. A parte questo genere di messaggio, c'è un altro genere di messaggio che ti arriva, cioè sono le minacce, sono appunto, ho menzionato gli insulti ma non ho menzionato le minacce di morte, le minacce di altro tipo, c'è anche questo. E cosa forse meno grave, ma quando la vedi tante volte non è meno grave, cioè tu comunque non,
ci rimani molto male nella vita di tutti i giorni e che una grande quantità di persone cercano comunque di approfittarsi di te in diversi modi. Chi perché in cerca di notorietà, chi perché in cerca di diciamo di favori, eccetera eccetera, e anche lì magari sono persone che tu pensavi fossero, cioè, stessero accanto a te perché magari gli piaci come persona, poi viene fuori che effettivamente volevano più che altro appunto ricevere qualcosa da te, cercano di approfittarsi del fatto che tu sei un personaggio in vista. C'è gatto Denver qua fuori, se lo sentite. Quindi questo è un po' il ragionamento che volevo fare, perché non mi sembra tanto, non voglio dire non è normale, ma non mi, cioè, mi sembra strano che così tanti ragazzi è questo che vogliono fare, no? Da grandi, anche perché poi certo, in molti ci riescono, non è una cosa su cui tu puoi contare, dici farò l'influencer. Certo, io sono la prima a dire i sogni si realizzano, se tu davvero lo vuoi, lo fai. Cioè, io ne sono certa, se desideri davvero tanto una cosa, specialmente usi la legge dell'attrazione, insomma, ho fatto video su questo argomento, chiunque può raggiungere qualsiasi obiettivo e ne sono sicura, ma non è un lavoro sicuro, un lavoro stabile, non è, cioè, spero si sia capito un po' quello che voglio dire, perché davvero questo mondo, anche gli eventi a cui si partecipa non sempre sono così belli, sapete? C'è molta invidia purtroppo, c'è molta gelosia, c'è molto gossip in questo ambiente. Non è, forse più nella beauty community, purtroppo devo dirlo, dove ci sono tante donne, mi dispiace da donna doverlo dire, ma vedo dai commenti, dai messaggi e dalle cose che mi succedono, che mi arrivano, che mi succedono, che purtroppo per la maggior parte sono le donne, almeno nei miei canali, sui miei canali. Quindi ecco, vorrei che, ma sicuramente nel caso di un canale di un uomo ci sarà insomma altrettanto, non so da chi, ma insomma statene certi, se un canale ha successo queste cose capitano. E non sempre vengono dette, non ti dicono che ti spaventano. Io mi spavento quando mi suonano il campanello a mezzanotte 5-6 volte ripetutamente, rispondi non c'è nessuno. Io mi spavento, vivo da sola. Io mi spavento comunque quando mi chiamano il cellulare, mi fanno scherzi non proprio carini o mi arrivano messaggi non tanto carini. Io mi spavento quando ricevo messaggi di minacce e roba del genere. E quindi capitemi, non è una cosa per tutti, non è necessariamente il lavoro che io desidererei per i miei figli, diciamola così, anche se, perché no, perché ripeto, per me è la cosa più bella al mondo, ma non è semplice e c'è comunque tanto tanto lavoro. Questo vorrei, vorrei che fosse chiaro, non perché sia un lavoro difficile o sia un lavoro duro. Non ti spacchi sicuramente la schiena, anzi, però anche qua ci vuole impegno, anche qua ci vuole un minimo di conoscenza su determinate cose. Quindi ad esempio, se io non parlassi l'inglese così bene, non potrei fare metà, un buon 40%, 30% dei lavori che faccio, delle collaborazioni che faccio, dei viaggi che faccio, non potrei farli, per esempio, se la mia conoscenza dell'inglese non fosse perfetta. La mia esperienza all'estero di 5 anni sicuramente mi ha aiutato. Gli esami che ho fatto di inglese all'università di lingue hanno aiutato. Il mio livello di inglese dopo l'università, dopo aver vissuto all'estero, sicuramente non è uguale a quello che avevo alle superiori. Non pensate mai di essere arrivati, si impara sempre qualcosa. Vorrei essere stata un po' più attenta durante le lezioni di economia alle superiori, perché di economia aziendale, perché a volte mi tornerebbero utili. In tutto il lavoro di contabilità la matematica mi torna utile, quindi non pensate che non sia necessario
studiare perché poi uno fa lo youtuber. Comunque il sapere ti aiuta in ogni ambiente e anche in questo ambiente ti aiuta tanto. A me ad esempio ha aiutato tanto anche lo sloveno. Quando sono stata a Praga, per esempio, è stato molto più semplice per me parlare con le persone del brand, del management del brand, i PR del brand, eccetera, perché li capivo. Quindi, insomma, questo solo per farvi un attimino capire che ci sono anche i contro, un po' come in tutti i lavori, in tutti i mestieri, tutto, ci sono i pro e i contro. Non pensate che ci siano solo i pro, ok? Io lo so, noi youtuber tendiamo a mostrare più le cose positive, ma perché, ragazzi, sono talmente grandi le soddisfazioni, sono talmente... ti dà così tanta felicità fare quello che facciamo che tendi a non pensare alle cose negative, ok? E vi devo dire la verità, non volevo menzionarlo in questo video ma lo farò, ultimamente mi è successa un'altra cosa di cui adesso non posso parlare ma spero di poterne parlare presto, un'altra cosa che altrettanto non è carina per niente, anzi mi ha fatto stare molto male, comunque, niente, questo solo per farvi capire questo. Come al solito questi miei video senza uno script, cioè io parlo apertamente alla videocamera, quindi spero, insomma, in realtà non ho mai script nei miei video, cioè a volte mi scrivo due idee, però insomma, script adesso professional, no, però è per dirvi che appunto io parlo liberamente con voi in videocamera, spero che sia chiaro quello che voglio dire, mi piacerebbe anche aprire un dibattito su ciò, quindi scrivetemi nei commenti qualsiasi cosa, sapete che li leggo sempre, fatemi sapere che idea vi siete fatti sul mondo, perché io comunque lo faccio, cioè io sono una youtuber, ok? Quindi non so che idea possano avere gli altri di quello che faccio, quindi magari scrivetemelo che sono curiosa, si capisce quanto magari lavoro, impegno e quante difficoltà possano esserci dietro ad un mestiere, non voglio chiamarlo un mestiere perché è strano, ma al mestiere di youtuber, oppure è una cosa che in realtà non vi aspettavate o che se non mi seguiste così spesso, perché io magari a volte ne parlo delle difficoltà eccetera, non vi sareste mai immaginati, oppure sì. Fatemi sapere. E niente, questo è quanto. Video chiacchiericcio oggi, spero vi sia piaciuto comunque, questo è quanto, vi mando un bacio grandissimo e noi ci vediamo, spero, domani, appunto, perché in questo periodo con il trasloco ho un po' di casino, ragazzi, ma capitemi, però comunque magari vi filmerò qualche vlog mentre impacchetto trasloco, eccetera, eccetera, comunque perdonatemi se salterò qualche video in questa settimana, ve l'ho detto anche nel video di ieri, che però penso andrà online prima di questo, forse no, non lo so, non sono sicura, comunque ci vediamo domani, un bacio, ciao!